Radio Bari, le 8 e 9 minuti di giovedì 12 novembre. Ancora ben trovati a questa puntata di Beyond the Gang. Siamo nel secondo dei nostri spazi di approfondimento e quest'oggi parleremo, come vi avevo anticipato, di un argomento molto molto particolare. Prima di tutto però vi presento la mia ospite, Mary Veronico, operatrice di bellezza, l'unica a Bari che si occupa di Beauty Oncology. Buongiorno Mary. Buongiorno a te. 080-501-4668, il numero per intervenire in diretta. Cerchiamo di capire subito di che cos'è questa Beauty Oncology, Mary. Allora, il Beauty Oncology è un percorso per noi operatori. Mentre tu parli io ti avvicino un po' il microfono, altrimenti... Di estetica. Ok, perfetto, vai. Che è un trattamento, dei trattamenti coadiuvanti per aiutare le persone che hanno purtroppo questa brutta malattia che è il cancro a migliorare e a dare benessere con l'aiuto dei tocchi d'amore. Quindi noi ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la professionalità e tanti anni di studio, perché abbiamo studiato tanto per arrivare a questo. Ci sono state delle ricerche che sono nate negli Stati Uniti d'America e adesso fortunatamente al nord, in Emilia Romagna, ci sono addirittura dei centri dove ci sono dei terapisti che aiutano tutti i giorni, quindi sono presenti tutti i giorni ad aiutare e a dare un supporto anche alla famiglia del paziente. Queste terapie sono, come dicevo prima, dei massaggi d'amore per queste persone. Vengono adoperati degli unguenti, degli oli essenziali che danno anche una sensazione di benessere, quindi un ricordo piacevole di quando il terapista tratta questa persona. Quindi lui associa questa profumazione a questo tocco d'amore di queste mani. Come trattamenti vengono fatti, può essere fatto lo shiatsu, l'agopuntura, oppure noi cerchiamo, prendiamo cose che ci portano indietro con anni e anni e anni, addirittura millenni, quindi prendiamo cose dall'Ayurveda, che è la medicina indiana, e facendo il massaggio prana. Il massaggio prana è un massaggio, un trattamento che noi comunque facciamo a tutte le persone che trattano il corpo, anche per una semplice pulizia del viso, ma lo facciamo quando, perché questo massaggio è il massaggio del respiro, porta la persona ad uno stato di quiete, di benessere, anche se solo per un po', perché la persona è sempre sottoposta purtroppo all'aggressione della malattia, e quindi a loro basta anche quell'ora in cui loro stanno bene. E quindi facciamo questo massaggio prana adoperando ovviamente degli oli essenziali che vanno a riequilibrare proprio la mente delle persone. Trattiamo anche prendiamo anche dall'Oriente alcune cose, con la riflessologia plantare e delle mani, e il massaggio prana è anche adesso riconosciuto dall'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi stiamo parlando di qualcosa di importante, la nostra medicina che entra e si confronta e ci si trova, no? Cioè tra il vecchio e il nuovo, quindi un bel connubio per andare avanti e continuare nelle ricerche. 080-501-4668 il numero per intervenire in diretta. Quando io e Mary ieri ci siamo sentite per telefono per, insomma, sentire un po', parlare un po' di questo argomento, una delle prime cose che mi preme anche sottolineare in questo momento, Mary mi ha detto: noi non curiamo nessuno, noi diciamo cerchiamo di alleviare quelli che sono i problemi che si possono creare dopo una serie di sedute di chemioterapia, di radioterapia. Parliamo ad esempio della pelle, la pelle molto irritata, molto delicata, molto sensibile, un ispessimento della pelle, quindi voi agite per cercare di migliorare la qualità di vita del paziente. Esattamente, hai centrato l'obiettivo. Noi non vogliamo assolutamente curare nessuno. Le persone devono continuare a fare la loro terapia, ad adoperare i farmaci che il medico consiglia. Noi veniamo di supporto alla parte che non si occupa nessuno, perché il medico deve giustamente curare la malattia, quindi il professionista, quindi l'estetista qualificata, sa come poter aiutare queste persone a allenire le irritazioni della pelle, a truccarsi, quindi con il cosmetico giusto, perché per quanto possa essere banale, molte volte
tante cose non si sanno, noi le diamo tutte per scontato, no? Adoperare un cosmetico che irrita la pelle, andiamo a mettere problema su problema. Quindi noi dobbiamo educare e cautelare quella persona che in quel momento è fragile. È fragile perché, che ne so, va a farsi la manicure, non può assolutamente farsi delle ferite, dei tagli. Uh-huh. Quindi noi dobbiamo informare, perché io sono qui per questo, per aiutare queste persone, per guidarle nell'informazione. Quindi se hanno delle domande, io preferisco rispondere a loro, se hanno delle domande da farmi, perché posso veramente essere di supporto. E allora, abbiamo già un ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. È un argomento molto interessante di cui credo non se ne sappia molto, importante, perché comunque tocca qualcosa di molto triste che può accadere nella vita di ciascuno di noi. La domanda è questa, appunto perché è una materia poco conosciuta e penso nuova, almeno dalle nostre parti. Sì. Siccome qualche, a differenza vostra, qualche persona poco seria potrebbe intravedere un business tristissimo su questa cosa, come può dare qualche suggerimento a chi fosse interessato a come evitare di cadere nelle mani di qualche ciarlatano che, al contrario vostro, che avete una professionalità, magari si improvvisa giusto per dilare un po' di soldi a chi soffre? Grazie, grazie mille. La domanda è molto molto interessante, ecco. Anche perché tu mi poco fa stavi dicendo è importante usare i prodotti giusti, degli accorgimenti particolari. Come si fa a capire se ci si è affidati a un professionista serio oppure no? È una domanda davvero difficile. Io penso che comunque dall'altra parte, parlando con la persona che si spaccia per mm-hmm. un terapista, si dovrebbe capire se veramente questa persona ha studiato. Uh-huh. È difficile, non lo so. Cioè, se uno parla con il professionista, se ne rende conto. Penso, non lo so. Veramente non lo so. Mi cogliete impreparata in questa cosa. Effettivamente è una domanda molto molto particolare. Bisogna soprattutto fare molta attenzione. Allora, 080-501-4668 il numero per intervenire in diretta. Ci siamo poco fa, stavamo parlando ad esempio di trucco. Qualche accorgimento magari per una donna che si sottopone a sedute di chemio o di radioterapia? Ci sono dei piccoli accorgimenti che anche senza rivolgersi a voi professionisti si possono seguire da casa? Cosa cambia nella pelle di una donna che ha subito questi trattamenti? Allora, la pelle diventa sensibile e reattiva, molte volte è pruriginosa, quindi noi consigliamo di applicare delle creme idratanti anche per evitare la secchezza. Molto importante, ripeto, adoperare dei prodotti i prodotti giusti, non questi che si trovano così nella larga distribuzione, perché che ne so, il mascara che tutti quanti sottovalutiamo, il mascara è portatore di agenti microbici, perché è a base di resine animali, di oli animali, quindi si proliferano i batteri, quindi va assolutamente evitato. Però se lo vogliamo applicare, attenzione, laviamo lo spazzolino. Mi raccomando a non assolutamente interscambiare gli utensili del make-up, il pennello, niente, deve essere tutto personale, deve essere tutto tenuto con la massima cura e la massima igiene. Pensate a quanto è importante per una donna, soprattutto in quei momenti, conservare la propria femminilità. Una donna che ad esempio ha perso i capelli, ovviamente noi ora parliamo di donne, ma donne e uomini, quindi la perdita dei capelli, che è forse una delle fasi più difficili, no? Certo, di questo percorso, certo. Perché si perde un po' la propria identità. Prima di farti rispondere a questa domanda, Mary, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere alla dottoressa. Non sono una dottoressa, sono un estetista. Non sono una dottoressa. Mi chiedo scusa. Prego. Allora, io volevo chiedere, quando per esempio mi procuro una bruciatura, una scottatura, dopo un po' di tempo si trasforma in un neo, cosa dipende?
Grazie, grazie per il suo intervento, Mary. Non so se, insomma, ripeto, Mary non è un medico, quindi, insomma, quello che lei fa è un tantino diverso. Però magari nella settimana prossima possiamo chiamare un dermatologo e cercare di rispondere a questa domanda. Certo, faccia a ognuno il suo lavoro, assolutamente. 080 501 4668 il numero per intervenire in diretta. Dicevamo, caduta di capelli, cosa succede? Come intervenite voi in quel momento? Allora, se è una nostra cliente, la guidiamo, se hai i capelli lunghi incominciamo a tagliare i capelli pian piano, perché davvero è traumatico. Bisogna soltanto provare e stare vicino a queste persone per capire quanto veramente sia difficile per noi donne. Poi c'è io infatti quando taglio i capelli, soprattutto quando faccio l'ultimo taglio prima della parrucca, non lo faccio mai davanti allo specchio, non uso mai la macchinetta, perché quel rumore loro se lo ricorderanno per tutta la vita, quindi lo associeranno a quel momento bruttissimo. Quindi lo faccio in una stanza, insomma, è una cosa nostra, mia e sua. Poi mettiamo la parrucca, però consigliamo sempre di detergere la cute, perché diventa veramente molto sensibile, con dei detergenti non schiumogeni, molto delicati, di proteggere la cute, perché diventa molto sensibile, e quindi vanno adoperate delle creme solari anche in inverno, perché la pelle è veramente, veramente reattiva e sensibile. Tu mi dicevi, noi a volte ci trasformiamo anche un po' in psicologhe, quando molte volte si indossa per la prima volta la parrucca, tu dicevi diventa come una sorta di copertina di Linus, no? Non si vuole più toglierla. Invece per voi è importante magari utilizzarla per il tempo giusto, però poi anche con il capello corto ricominciare ad uscire senza parrucca. Facciamo dei tagli bellissimi, loro sono tutte bellissime, perché scegliamo il momento giusto per farlo, però c'è bisogno veramente di guidarle, perché davvero hanno poi paura di toglierla. Diventa, certo, ovviamente come avere una maschera. E allora vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 080 501 4668. Un'altra cosa che mi preme sottolineare, Mary, che insomma voi non vi state inventando niente, l'ho detto all'inizio della puntata, tu hai seguito dei corsi particolari e specifici. Ho seguito dei corsi, e seguiamo questo argomento comunque da tanto tempo, con un maestro californiano che è stato veramente un grande maestro. Ci ha insegnato ad usare il cuore in questa cosa. E vedi, è difficile per me, perché io ci metto il cuore. E quindi, anche perché poi tutti quanti in famiglia abbiamo avuto purtroppo delle persone che abbiamo perso per questo. Quindi, niente, ci sono degli studi, quindi questi tocchi d'amore che hanno veramente dimostrato negli anni, con delle ricerche e lavorando in campo, quindi avendo dei pazienti malati anche in fase tumorale, dei benefici a livello proprio dell'umore, della voglia di andare avanti, perché queste persone un po' perdono la voglia di vivere, e quindi noi dobbiamo dare con il prossimo incontro la voglia ancora di lottare contro questa malattia, che è una malattia durissima, durissima. E certo, prendersi cura del proprio corpo potrebbe essere anche un primo passo verso questa nuova rieducazione, no? Sì. Partiamo dal presupposto che quando la persona si ammala si concentra sulla malattia, devo sconfiggere la malattia, quindi c'è un accanimento sulla malattia. A un certo punto questa persona si guarda allo specchio e non si riconosce più, perché il suo corpo si è trasformato, è cambiato, è ingrassata, è dimagrita, ha perso i capelli, ha perso le ciglia, quindi davvero, abbiamo studiato tanto per poterle aiutare sempre con il massaggio, come abbiamo detto prima, con cose che comunque si conoscono, con l'applicazione topica di unguenti, di creme, tutte cose naturali, materie prime che vengono prese da posti incontaminati. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, adesso vorrei fare una domanda che purtroppo è fredda, distaccata, però necessario farla. I costi e più o meno i tempi che si prevedono, sì, dipende dalla patologia, dalla malattia, dal percorso, da tutto, però ecco, in linea di massima, i tempi e i costi. Allora, grazie. La domanda. Assolutamente no, ha fatto benissimo a telefonare. Sì. Allora, per quanto riguarda i tempi, dipende da quando interveniamo. Cioè, della fase della malattia, percorso, certo. Cioè, noi non sappiamo, anche perché questa è una malattia che, se abbiamo il cancro alla mammella, lo prendiamo in un certo tempo, riusciamo anche a sopravvivere.
Però poi ci sono dei casi di tumore al polmone e alle ossa che c'è una grossa Diciamo che ogni percentuale di caso è a sé mortalità. Quindi stante, il tempo, non si può. non si può parlare di tempo. Vi assicuro che se non ci fossero i costi delle erbe, io lo farei gratis, davvero. Però purtroppo non sono cose costosissime, non parliamo di grosse cifre, assolutissimamente, però se vogliamo parlare di questo preferirei farlo in privato perché è giusto così. Certo, poi ovviamente per chiunque voglia riferimenti più specifici, noi siamo qui a disposizione dopo la trasmissione anche magari a fornirvi i numeri di telefono del centro di Mary. Allora, torniamo un attimo a parlare dei capelli, della perdita dei capelli, perché voi avete attivato anche una bella Sì. iniziativa, quindi per tutte magari le donne con i capelli lunghi che scelgono di cambiare, di tagliarsi i capelli, donare i propri capelli, no? Sì, c'è la possibilità di donare i capelli alla banca del capello per poter fare un piccolo gesto, quindi aiutare queste persone che non possono permettersi una parrucca a creare una parrucca di capelli veri e poterla donare. Quindi perché no? Perché non fare questo? Abbiamo voglia di cambiare look, tagliamoci i capelli, andiamo dal parrucchiere, ci facciamo fare una treccia, la spediamo e aiutiamo. Invece, Mary, qualche parola in più sui massaggi. Tu prima ci hai spiegato molto bene il massaggio prana, ma che Sì. altro genere di massaggi fate? Allora, quello specifico più indicato è il prana, lo shiatsu, come dicevo prima, la riflessologia, il linfodrenaggio, però il linfodrenaggio se c'è l'infedema, quindi rientriamo un po' più nella malattia. Non è che facciamo chissà che. Ci siamo inventati niente, facciamo quello che si può fare in base a quello che troviamo, cioè ogni cosa va personalizzata al tipo di persona, se è disposta a farsi toccare, perché non tutte le persone Certo. hanno voglia di farsi toccare, non tutte credono al beneficio di queste cose, nonostante ci siano delle ricerche che hanno attestato e appurato che la carezza è una cosa che fa sempre bene, perché noi quando nasciamo siamo. Ci fanno le carezze quando siamo piccoli, no? E quindi in questa malattia, anche nella fase terminale della malattia, anche se la persona non sente e non vede, la carezza la percepisce e quindi è una sorta di coccola che lo accompagnerà fino alla fine della sua vita. 080 501 4668 il numero per intervenire in diretta. Siamo addirittura d'arrivo, quindi se avete qualche domanda da fare a Mary, siamo qui disponibili a rispondervi. Ieri tu mi dicevi per telefono, noi facciamo anche un piccolo supporto alle famiglie. In che Sì, modo? allora, noi facciamo degli incontri anche con le famiglie, perché le famiglie purtroppo in questa malattia sono impotenti, hai un senso di impotenza, non puoi fare niente, quindi noi insegniamo loro anche a fare questi massaggi, quindi a mantenere il contatto, perché è sempre dimostrato che se la persona ha la famiglia, qualcuno che si prende cura di lui o di lei reagisce meglio, mentre se una persona è sola, ha una vita familiare anaffettiva e la malattia lo abbruttisce. Quindi spieghiamo questo alla famiglia, spieghiamo anche diamo dei suggerimenti di come devono prendersi cura di queste persone, che sono delle persone che è vero che hanno una malattia, però bisogna dargli la voglia Di di andare reagire. avanti, di andare avanti, perché questa malattia ti stronca. Cicatrici, come intervenite come sulle cicatrici? Allora, adoperiamo sempre degli unguenti, le andiamo un pochettino a lavorare, però con molto rispetto, ripeto, non posso dirti facciamo questo, no, facciamo Anche in quel caso quello. dipende, Sì, insomma, dal momento, dal tipo di dobbiamo. cicatrice. Sì. Comunque consultiamo sempre il medico. Una chiacchierata col medico io la faccio sempre perché, ripeto, non voglio curare nessuno, voglio soltanto aiutare. Questa è la mia missione. E allora dicevamo, questo è un tipo di assistenza molto sviluppata al nord, che invece a Bari non si sente ancora Sì. molto. Secondo te perché, Mary? Non lo so, no, non lo so, davvero, non lo so. Forse perché in Emilia-Romagna, dove nasce questo, c'è questa dottoressa che segue questi studi. E quindi evidentemente per questo no, non te lo so dire davvero, davvero. Che tipo di risposta invece hai tu con, possiamo chiamarli tra virgolette, pazienti? Con le mie clienti, amiche.
La risposta è bella perché davvero quando lavori con il cuore la gente lo percepisce e quindi loro mi dicono per fortuna ci sei tu che ci dai la carica e ci aiuti anche nel nostro piccolo con le cose più stupide, no? Il trucco, però davvero è un rapporto bellissimo, non si possono spiegare, cioè le emozioni non si possono spiegare. E allora, noi siamo in chiusura, ovviamente, ripeto, se avete bisogno di maggiori riferimenti, non esitate a chiamarci qui in redazione subito dopo la puntata o anche nel corso della giornata, noi vi forniremo tutti i dettagli necessari per contattare Mary Veronico. Intanto, Mary, io ti ringrazio per essere Grazie stata a qui con noi, voi, ringrazio grazie a ovviamente voi. anche voi per averci seguito e per essere intervenuti. Ci fermiamo per qualche istante e poi, come sempre, con Cristian Siciliani parliamo del.